Cioè, qua ci siamo letteralmente bevuti il cervello, ragazzi, con le richieste di mercato. Nel senso che se io piglio un bambino per la strada che gioca vicino a casa mia e decido di venderlo a 20 milioni, questi mi danno 20 milioni. È quello che sta succedendo con Darmian. Perché che succede? La Juventus è andata da Darmian, ha chiesto informazioni al giocatore nel caso in cui la Juventus fosse interessata a prenderlo. Il giocatore ha risposto positivamente, ma ha risposto positivamente pure al Napoli. Quindi Darmian vuole tornare in Italia. Andrà in una squadra Juve e Napoli, probabilmente sempre se il Manchester United deciderà di lasciarlo partire. Il problema è che la richiesta dello United mi sembra una richiesta veramente campata per aria. Io se giocassi a FIFA e facessi la carriera col Manchester United, nemmeno lì gli chiederei 20 milioni di euro per Darmian. Veramente mi sembra una presa per il culo enorme. Mi sembra veramente una presa per il culo enorme. Cioè, se Darmian vale 20 milioni di euro, se veramente noi dobbiamo andare al Manchester United, dobbiamo dare Darmian a 20 milioni. Quanti cazzo di soldi devo chiedere ad Alessandro? Cioè, io ad Alessandro chiedo 80 milioni a sto punto. Anche se ha fatto una stagione al di sotto delle aspettative, io per Sandro chiedo 80. Perché Sandro vale comunque veramente il doppio, il triplo, il quadruplo di Darmian. Non riesco a capire per quale motivo un difensore come Darmian, che non eccelle in nulla veramente, ragazzi, perché rimane un buon difensore, ma non è eccezionale, debba essere valutato con questi prezzi folli. A sto punto non ha senso andare a spendere i 20 milioni per Darmian, a sto punto i 40 per Cancelo a me non sembrano più esagerati, fermo restando che sono stato il primo a dire su YouTube che 40 milioni di euro per Cancelo è un furto, però se io devo spendere 20 milioni di euro per Darmian preferisco spenderne 40 per Cancelo. E ve lo sto dicendo perché io Darmian come calciatore, lo sapete, alla Juve non lo prenderei perché sa fa un po' tutto, però alla fine non eccelle in niente. Preferirei Cancelo, sperando che Marotta veda questo video, ovviamente non lo vedrà mai questo video, però speriamo che gli arrivi sto video per fargli capire guai a te se spendi 20 milioni per Cancelo, perché per Darmian, perché non si può sentire.